Buongiorno a tutti quanti. In questo video volevo fare una breve introduzione al coding, riproponendo una presentazione che avevo fatto un po' di tempo fa all'istituto, dove lavoro, riguardo a un'introduzione al coding, alla programmazione, utilizzando il programma Scratch. Scratch è un applicativo che potete trovare su internet, è facile da utilizzare, molto intuitivo e a fine di questa presentazione, diciamo, propongo un piccolo esercizio che alla fine è la costruzione di un piccolo gioco tramite l'utilizzo dei comandi di Scratch. Innanzitutto iniziamo dicendo che cos'è il coding. Il coding è essenzialmente un modo di procedere, è una pratica, un metodo per passare da appunto un algoritmo a una serie di istruzioni che andranno a implementare una macchina. Quindi essenzialmente il coding, che vuol dire letteralmente appunto codifica, vuol dire programmare, programmazione, essenzialmente un modo moderno di chiamare la programmazione, si rifà a un modo di pensare, un modo di concepire, diciamo, l'interazione uomo-macchina, quindi è una specie di traduzione che si fa da una serie di istruzioni a un linguaggio che la macchina possa utilizzare per mettere in atto queste istruzioni. Deriva questo coding dal pensiero computazionale. Che cos'è il pensiero computazionale? Il pensiero computazionale è la capacità che ha la nostra, diciamo, la nostra mente di elaborare delle soluzioni a dei problemi, di sperimentarle in modo rigoroso, quindi attraverso appunto la codifica, e infine di affidarle a una macchina che possa, diciamo, utilizzare queste soluzioni. Quindi la pratica del pensiero computazionale, che è una pratica oramai diffusa ovunque, consiste proprio in quello: si parte da un problema, si ricercano delle soluzioni. Si sperimentano queste soluzioni per capire se effettivamente funzionano e poi si codifica il tutto in un linguaggio che possa essere riprodotto da delle macchine e quindi si programmano delle macchine. Questo è un po' in sintesi ciò che in cosa consiste il pensiero computazionale. E oggi è quello che effettivamente ha preso piede con l'intelligenza artificiale e tantissime altre applicazioni. Molte cose oramai sono delegate alle macchine, si pensi soprattutto nelle aziende o in altri campi, e quindi risolvere i problemi e istruire una macchina per farli può essere di sicuro una skill che oggigiorno è importante avere. In cosa consiste questo pensiero computazionale? Lo possiamo decomporre essenzialmente in quattro passaggi. Lo possiamo descrivere utilizzando quattro elementi chiave. Se vogliamo, il pensiero computazionale si articola in una decomposizione del problema, quindi noi abbiamo un problema, lo suddividiamo in tanti piccoli problemi che sappiamo risolvere, riconosciamo i pattern, cioè riconosciamo quei piccoli problemi che sappiamo risolvere, su cui abbiamo sicurezza di riuscire a risolverli, facciamo un processo di astrazione, cioè cosa vuol dire? Estraiamo il cuore del problema, tenendo presente quali sono le informazioni utili e strettamente necessarie dalle informazioni che invece possiamo trascurare e quindi facciamo anche una sorta di semplificazione, se vogliamo, del problema. La parte di astrazione è quello che ci permette poi effettivamente di risolvere il problema dal punto di vista teorico. E per ultimo c'è l'elaborazione dell'algoritmo, o algoritmo design, come c'è scritto qua, che significa identificare e organizzare i diversi passaggi che
per partire dalle ipotesi e arrivare alla soluzione del problema. Quindi quello che abbiamo è il problema, cerchiamo di arrivare alla soluzione con un certo numero di passaggi. Queste sono le quattro, diciamo, parti in cui possiamo, le quattro caratteristiche che ha il pensiero computazionale, e che è importante saper riconoscerle e utilizzarle tutte e quattro per procedere in un problem solving, ecco, diciamo, in un ipotetico problem solving. E che cos'è un algoritmo? L'algoritmo è quello che ci permette poi effettivamente di risolvere il problema. Si parte da una condizione iniziale, ci sono delle regole che mi permettono da quella condizione iniziale di arrivare a una condizione finale. Vi faccio un esempio, il problema di fare la somma tra due numeri. Questo è il problema. Quindi bisogna capire come si fa la somma. Mi do delle regole, come faccio la somma? Non lo so, 1 più 3, no, da 1 devo aggiungere un passo, poi ne devo aggiungere un altro, ne devo aggiungere un altro ancora. Dove arrivo? Arrivo a 4, no? Quindi le regole che mi permettono di arrivare dai miei dati iniziali all'obiettivo. E la parola deriva da questo matematico del IX secolo d.C., che appunto il suo nome, Al-Khaziri, significa proprio algoritmo, quindi vuol dire essenzialmente procedura, se vogliamo, l'algoritmo. Anche le ricette sono algoritmi, si parte da degli ingredienti, si cerca di arrivare al prodotto finale che possibilmente si spera sia commestibile. La logica come rientra in tutto questo processo? Possedere la logica è un buon strumento che permette di facilitare la risoluzione di alcuni problemi, di coding. E chi fu il primo a introdurre, a insegnare la logica in modo divulgativo come gioco? Fu Carroll che attraverso l'utilizzo delle tavole di verità introdotte nel suo libro Il gioco della logica, porta la logica che fino a quel periodo era ristretta ai filosofi, la logica aristotelica era quella conosciuta, era ristretta solamente ai filosofi, alle persone che avevano una certa cultura e che dovevano utilizzarla per scopi argomentativi, quindi insomma anche in politica, eccetera. Lui fu il primo a portarla, diciamo, a divulgarla come se fosse un gioco, infatti chiama proprio il libro Il gioco della logica, e con le tavole di verità. In questo modo la logica rientra, diciamo, inizia a essere compresa anche dalle persone, oddio, non proprio del settore, e quindi l'utilizzo dei connettivi logici, l'utilizzo delle tavole di verità, di come si imposta effettivamente una proposizione logica e di come si possono dedurre alcuni sillogismi famosi, iniziano a far parte del gergo comune, ecco, del modo di parlare, grazie appunto a questo atto di divulgazione, essenzialmente. Veniamo al nostro programmino, Scratch 3.0. Questo è un progetto che è stato finanziato dalla National Science Foundation, da Microsoft Intel Foundation, e serve proprio per divulgare un po' il concetto di coding, anche diciamo, a livello di massa popolare, ecco, se vogliamo. È un linguaggio visuale a blocchi, quindi vedremo che ci sono diversi blocchi che corrisponderanno a delle istruzioni. È un approccio orientato agli oggetti, utilizza gli sprites. Non è necessario saper scrivere il codice perché basta conoscere un po' di logica di base e si possono creare, come vedremo, dei giochi e programmare dispositivi. È utilizzabile dagli 8 ai 16 anni, quindi anche i bambini possono avvicinarsi a questo applicativo e basta andare su questo sito. Andando su questo sito viene fuori questa schermata e uno può già iniziare a creare. È libero, quindi non è a pagamento e si può utilizzare diciamo, a piacere. Allora, qui c'è un esempio appunto, di come uno aprendo Scratch vede la tavolozza. Qui abbiamo un'area dove c'è l'animazione, quindi dando delle istruzioni che voi vedete qua a sinistra nel movimento, il gatto poi quando uno dà l'avvio diciamo, all'algoritmo, all'applicazione dell'algoritmo, si vede qui l'animazione del gatto che fa qualcosa, quindi può muoversi in avanti, può muoversi indietro, può ruotare,
può fare diverse cose. I comandi sono riassunti qua, le procedure. Vedete che ci sono variabili, operatori, ci sono sensori, controllo, perché si può anche fare della robotica con Scratch, quindi non è un... Lo sprite è questo animaletto qui, questo gatto, che può essere anche cambiato e si può mettere una qualunque altra figura. L'idea qual è? Che uno ha già l'algoritmo, quindi viene qua su Scratch, e attraverso i comandi crea il codice come una sequenza di istruzioni qui in questa zona, e poi dando l'avvio il codice viene riprodotto e il gatto fa esattamente quello che il codice gli dice di fare. Quindi è un esempio base di programmazione, dove non è richiesto l'utilizzo di nessun linguaggio, basta solamente utilizzare questi blocchi colorati, che sono anche molto intuitivi e molto facili da utilizzare. Proviamo a creare un gioco in Scratch. Adesso non posso farvelo vedere, diciamo, di pari passo, ma alla fine poi vi faccio vedere il risultato. Però do delle istruzioni per farvi un po' giocare con questo programmino e per farvi muovere i primi passi con questo tipo di programmazione. Innanzitutto eliminiamo lo sprite del gatto, quindi qui questo sprite qui lo buttiamo nel cestino, quello che vedete qui nella figura. E poi cosa facciamo? Selezioniamo lo sfondo in basso a destra. Selezioniamo tre tipi di sprite: baseball, una linea e il padlet. Il padlet è praticamente quella base che si muoverà in fondo e quello che noi vogliamo creare è un gioco tipo quello della pallina che viene a rimbalzare e l'obiettivo è non farla cascare, diciamo, oltre a una certa linea. Quindi i tre oggetti sono quelli: una palla da basket, una linea che separerà la zona limite e un padre che serve per far rimbalzare la pallina. Andiamo sul primo sprite e scriviamo il seguente codice che dice cosa fare alla palla e inizializziamo la variabile score a 0. Ci sarà una variabile score che ci indica il punteggio, che ogni volta che noi riusciamo a non far cadere la pallina acquisiamo un punto. E quindi l'idea è di creare questo semplice gioco. Qui vedete c'è, allora, innanzitutto qui vediamo la creazione della variabile score. Uno va su variabili e crea una nuova variabile che chiamiamo score e verrà visualizzata qui nella zona variabile. All'inizio ovviamente vale 0 questo score. Successivamente, ecco qui, vedete, abbiamo tolto il gatto e abbiamo, vedete, introdotto i tre sprites che sono la palla da baseball, la linea e il padlet. E come vedete la linea si mette in basso, la palla da baseball rimarrà fissa lì e qui c'è il padlet che lo si mette sopra. Si darà la possibilità al padlet di muoversi avanti e indietro. La pallina invece la faremo rimbalzare un po' in modo caotico. Lo sfondo, vabbè, potete scegliere lo sfondo che volete. Gli sfondi si scelgono da qua, in stage. Qual è il primo, diciamo, la prima linea di comandi? Si prende il blocco quando si clicca su bandiera verde, si inizia, poi si punta in direzione, diciamo, di puntare in direzione a 45 gradi alla pallina. E poi si innesca questo ciclo per sempre. Che cos'è il per sempre? Vuol dire fai queste operazioni che sono qua dentro per sempre. Quindi questo ciclo andrà all'infinito, no? O almeno finché continuate a fare punti. Quali sono le operazioni da immettere in questo ciclo? Fai 10 passi e rimbalza quando tocchi il bordo. Dopodiché, allo stesso tempo, quando uno fa l'avvio del gioco, noi mettiamo quest'altra serie di comandi dove porta il punteggio score a 0 all'inizio. Sempre quando si clicca sulla bandiera verde, un altro ciclo ci dice che cosa. Andiamo a programmare che cosa deve succedere. Mettiamo un if, cioè un condizionale. Se la pallina sta toccando il padle, cioè sta toccando questa sbarra verde, allora cosa vuol dire? Abbiamo fatto un punto, cambiamo la variabile score e la portiamo a 1. Ruotiamo di 100 gradi e facciamo altri 15 passi. Quindi la pallina ruota e va di nuovo in modo un po' caotico a colpire le pareti diciamo del box. E questo si ripete ogni volta che noi facciamo un punto. Quindi il gioco è un po' questo. Nello sprite 2, invece, se consideriamo la barretta verde in fondo, cosa succede? Allora, qua per sempre, che cosa dobbiamo fare?
Per sempre noi dobbiamo avere la possibilità di che questo spread si muova avanti e indietro. Quindi noi diciamo vai dove X è e mettiamo la X del mouse, cioè diciamo al mouse dove noi clicchiamo col mouse, questo pad andrà avanti e indietro e sarà la nostra racchetta che ci permette di salvare la pallina. Sullo sprite line, che è lo sprite 3, noi diciamo che quando si dà l'avvio al gioco inneschiamo un ciclo. Se la palla tocca questa sbarra rossa, vuol dire che noi non l'abbiamo presa con il nostro padre verde. E quindi cosa succede? Si ferma lo screen, abbiamo perso, game over. Quindi questo altro ciclo serve essenzialmente per dirci che cosa? Che se la palla da baseball sta toccando lo sprite 3, cioè la linea rossa, allora ferma il gioco. Ora, quando noi questi tre, diciamo, una volta che abbiamo programmato questi tre sprite, possiamo simulare il gioco e vedremo che la simulazione del gioco avviene. Ad esempio, qui c'è una foto, no, in cui poi magari se riesco metto un piccolo video che fa vedere come funziona, dove praticamente qui lo score è a 44, quindi per 44 volte col padlet siamo riusciti a non far cascare la pallina. Attenzione che appena la pallina tocca la linea rossa si ferma il blocco. Ora, quali strumenti abbiamo usato per fare questi piccoli codici? In realtà, vedete, il gioco è molto semplice, consiste in 1, 2, 3, 4, no, ho saltato 1, 2, 3, 4, 5. 5 codici, se vogliamo, dove c'è un ciclo e ci sono dei condizionali. Perché dico questi nomi, ciclo, condizionali? Perché dal punto di vista dell'informatica teorica è stato dimostrato che qualunque algoritmo che si può pensare informatico può essere scritto utilizzando solamente tre strutture di base: la sequenza di istruzioni, quindi parti da questo e fai questo, questo e questo, la selezione, che è essenzialmente un if, un condizionale: fai questo se succede qualcosa, fai quest'altro se succede quest'altra cosa. Oppure l'iterazione, che sono i cicli, cioè ripeti questa cosa per un certo numero di volte. Il primo a capire, a dimostrare matematicamente che ogni algoritmo è composto da queste tre tipologie di istruzioni, che sono le sequenze, la selezione e i cicli, l'iterazione, è stato Iacobini e Boom, che sono questi due signori informatici teorici che hanno dimostrato questo teorema che va sotto il nome di teorema di Boone-Jacobini. Questa è la base dell'informatica teorica, essenzialmente. E queste sono le tre tipologie. La tipologia sequenziale, che è quella più semplice, che conoscete tutti. Si parte dall'inizio, con una serie di istruzioni si arriva all'obiettivo. Però può esserci un condizionale, cioè una selezione. Cioè mi faccio una domanda nel caso in cui la condizione viene soddisfatta, si procede a destra, se non viene soddisfatta, si procede a sinistra. E poi c'è l'iterazione, cioè fai una serie di istruzioni fin tanto che un parametro è soddisfatto, quindi un ciclo. Tutte queste tre, diciamo, simbologie vi permettono di creare qualsiasi algoritmo dell'informatica teorica. Ecco, un altro modo, ma questo lo dico, lo accenno solo brevemente perché non c'è molto, molto tempo, ma è possibile integrare Scratch con l'intelligenza artificiale. Ad esempio, utilizzando questo sito, andare e creare una libreria dando degli esempi, delle parole chiave. Diciamo, più parole chiave si danno e più la libreria risulta essere efficace per creare una piccola intelligenza artificiale che ci faccia capire, data un'immagine, se è triste o felice. Quindi andiamo anche a vedere come è possibile, ma questo ve lo dico solo più come curiosità, come fare interagire l'intelligenza artificiale e il machine learning con l'utilizzo, ad esempio, di Scratch. Quindi si va su questo sito, si creano due librerie, si creano due librerie, una felice e l'altra triste, dove mettiamo delle parole che riconoscono, categorizzano un po' questi due insiemi. Si crea, appunto, si fa un addestramento, poi si crea una libreria per il programma e mettendo ad esempio questo piccolo ciclo, qui comparirà la libreria comparirà al fondo di Scratch, qui, felice o triste, l'abbiamo chiamata questa libreria.
E ogni qualvolta immettendo questo codice e inserendo una parola, ad esempio qui se io inserisco la parola dolore, viene fuori come risultato una faccia triste, perché lui, l'algoritmo, avendolo addestrato, concepisce il termine dolore come qualcosa che è triste. E quindi questo è un banalissimo esempio di intelligenza artificiale implementato con l'applicativo Scratch. Qui c'è il codice, diciamo, questo è un approfondimento in più che magari più avanti potremo anche approfondire o posso darvi qualche indicazione. Comunque il programma è questo, diciamo che qui bisogna già integrare una libreria all'interno di Scratch, quindi un passo in più rispetto al semplice coding o programmazione, ok? Però per farvi capire come queste cose poi hanno oggigiorno molta importanza, perché ora l'intelligenza artificiale qui è banale, sono due librerie, triste e felice, però capite che le applicazioni possono diventare molto più complesse anche nei riconoscimenti, diciamo, non so, quando uno va in modo automatico a prelevare alle banche, alle poste, eccetera. Cioè l'intelligenza artificiale può essere molto d'aiuto in questo tipo di applicativi. Qua ho lasciato un po', di biografia per chi volesse, diciamo, approfondire e termino qui. Grazie per l'ascolto. Bene, vediamo come si procede per effettuare l'algoritmo. Innanzitutto andate su Scratch, fate Crea e mettete, selezionate la lingua che vi compete. Perfetto. Adesso, sprite 1, selezioniamo anche uno sfondo. Quindi selezioniamo lo sfondo. Se seleziono lo stesso sfondo che c'è nelle slide, se no qualunque sfondo va bene, basta che si capisca. Ecco, io magari non lo trovo quello. Ne scelgo un altro, visto che non si trova. Comunque lo sfondo non è rilevante. Prendiamo, non lo so, il deserto. Non lo so, prendiamo il deserto. Poi, veniamo agli sprite, quindi scegliamo uno sprite. Allora, iniziamo. Palla da baseball, eccolo qua. Poi scegliamo la linea. Quindi andiamo su line, che non vedo. Line dovrebbe essere comunque qui. Line, eccolo. Line, e poi scegliamo il paddle. Se anche questo lo troviamo. Eccolo qua. Perfetto. Ecco qua i nostri tre sprite. Andiamo sullo sprite 1, sulla pallina. Quindi andiamo su il comando di situazioni. Quando clicco su questo, cosa succede? Allora, punta in direzione 45 gradi, quindi movimento. Facciamo punta in direzione di e cambiamo 45 gradi, poi mettiamo un ciclo, quindi un controllo per sempre. Cosa deve succedere per sempre? Deve succedere che fai 10 passi, quindi movimento, fai 10 passi e rimbalza quando tocchi il bordo. Quindi vediamo se c'è rimbalza quando tocchi il bordo. Quindi questo è il primo, diciamo, la prima serie di blocchi. Poi, quando clicchi sempre su la bandiera,
Quindi quando clicchi sempre su quello, porta score a 0. Ecco, score non l'abbiamo inizializzata. Quindi creiamo una variabile, chiamiamola score. Ok. E adesso che ce l'abbiamo, eccola qua. Cosa facciamo? Porta score a, quindi score a 0. Poi, quando clicchi sempre su, quindi situazioni, quando si clicca sempre su questa, diciamo, sulla bandiera verde, cosa deve succedere? Deve succedere di nuovo un ciclo per sempre, quindi un'iterazione, abbiamo detto, e poi un condizionale. Se succede qualcosa, allora fai quest'altro. E qual è la condizione, l'operatore di condizione? L'operatore di condizione è se sta toccando il padre. Quindi c'è sta toccando. Quindi se sta toccando dovrebbe essere un sensore di movimento. Sta toccando, rimbalza. Dovrebbe essere qui. Ecco, sta toccando. Lo mettiamo lì dentro, in questo caso il padre, d'accordo? Allora cosa succede? Cambia score, quindi andiamo su variabile, cambia score a 1, quindi la variabile score di 1. E poi cosa succede? Ruota, quindi movimento, ruota di 100 gradi verso destra, quindi 100 gradi, e poi fai 15 passi. Quindi aggiungiamo fai dopo 15 passi. Quindi questo è quello che succede quando si fa il punto. E fino a qua dovremmo esserci. Questo per quanto riguarda la palla da baseball. Andiamo sullo sprite 2. Lo sprite 2 è la linea. Quindi per lo sprite 2 che cosa avevamo? Avevamo quest'altra cosa, quindi scegliamo il 2, di nuovo quando si parte, quindi quando si clicca su questo, vedete che qui compare lo sprite, il simbolo della linea. Cosa deve succedere? Che per sempre, quindi di nuovo un ciclo, cosa accade? Che cambia di x la x del mouse, quindi cambia di x. Che cosa? Al posto di 10 dobbiamo metterci il sensore X del mouse, quindi la scissa del mouse, quindi quando mi sposto avanti e indietro. Questo per quanto riguarda la. Ah no, questo doveva essere il padel, ho sbagliato. Quindi niente. Questo facciamo duplica e lo mettiamo. No, ho sbagliato, quindi questo niente, bisognerà eliminarlo, perché questa linea. Vabbè. Eliminarlo basta. E ce l'ha questo. Quindi andiamo su padre. Era su padre questo, quindi quando si clicca questo per sempre, vabbè, può succedere, ma tanto non cambia niente. Si fa abbastanza veloce perché era abbastanza immediato, quindi sensore X del mouse. Perfetto, questo per quanto riguarda il padre. Andiamo sulla linea di nuovo mettiamo la situazione quando si clicca su. Sull'avvio di nuovo inneschiamo un ciclo per sempre. Che cosa succederà? Se sta toccando la pallina da baseball, quindi di nuovo c'è un condizionale, un operatore se, quindi controllo se l'operatore sta toccando baseball, quindi sta toccando, dov'è la condizione? Sta toccando un sensore, quindi sta toccando baseball.
Allora cosa succede? Ferma questo script, quindi ferma l'azione del controllo, quindi ferma. Questo script. E questo dovrebbe essere gli ultimi comandi per diciamo lo sprite della linea. La linea che qui è sparita va messa qui, a questa altezza. Mettiamo il padel qui, la pallina da baseball lasciamola lì e adesso vediamo di simulare, quindi il gioco, facciamolo partire. Quindi vedete, qui ho perso, però non capisco perché non si è fermato lo script. Vedete che qui mi continuano i punti, ma oltrepassata la linea, non deve, dovrei, dovrebbe fermarsi tutto. Quindi c'è qualcosa che non va. Vediamo un po', se appunto qua sono sulla linea, quando si clicca su. Se sto toccando baseball, allora ferma questo script. I comandi sono corretti, non capisco perché non funziona, a meno che debba mettere qui il padel molto vicino alla linea o la linea più in basso, vediamo. Facciamolo ripartire. Ecco, no, dovrebbe fermarsi lo script quando. Vedete che funziona, però non capisco perché effettivamente sulla linea, se sta toccando baseball, la linea dovrebbe succedere. Ferma questo script. Oppure facciamo ferma tutto. Facciamo così, vediamo un po'. Mettendo ferma tutto, succede qualcosa. Ok, si è fermato tutto bene. Non gli piaceva fermare lo script comunque. E poi per farlo ripartire, si riclicca. Vedete che si è rifermato tutto. E si è di nuovo rifermato tutto. Bisognerebbe modificare la velocità del mouse, magari nel sensore mettere invece che X del mouse, sensori. Vabbè. No, questo non va. Il gioco funziona essenzialmente così. Ecco che ho fatto un punto, ecco che ne ho fatti due e poi è finito.
C'è un modo per rallentare un po' il padel, ma potete un po', diciamo, provare per riuscire a anche modificare il codice forse qui il problema era invece che mettere cambia di mettere vai dove, che forse sia anche. Vai dove, ecco, X e X del mouse, mettiamo così. E vediamo se con questo cambiano le cose. Ah sì, vedete che adesso è molto più facile. Possiamo ripartire un attimo. Quindi, tac un punto, tac due punti, e poi vabbè, si è bloccato. 1, 2, 3, 4, vedete che adesso 7, 9, 11, ne fa due volte, due punti in due, non capisco bene perché. Ah, perché tocca due volte, ok. 7, 18, 19, poi fine perché ha toccato all'inizio. Ok, vedete che più o meno funziona. Le perfezioni, diciamo, il gioco è perfettibile, quindi mi raccomando, dovete solo fare attenzione. Poi potete perfezionare il gioco, eccetera. Poi dipende un po', tocca ogni volta due volte, però effettivamente funziona abbastanza bene, poi a volte tocca una volta. Sì, c'è un po' l'aspetto da curare dei dettagli, ma il gioco è funzionale, vedete che lo score aumenta di un punto se tocca una volta il padlet oppure i due punti. Ecco, qui vedete, gli ho dato un'inclinazione un po' orizzontale, vedete che ci mette una vita prima di ritornare in basso. Comunque ce l'ho fatta, tac, 27, tac, 29, 31, poi 32, dipende un po' con che angolazione anche si va a beccare la palla. Comunque divertente, ho fatto già 34 punti, saltandone due o tre ogni tanto e poi fermiamo il gioco, zac. Quindi funziona così. Questo è quanto. Potete modificare il codice ovviamente per renderlo più funzionale, magari anche con meno bug, meno diciamo, questioni fastidiose. Ok, arrivederci.